Molti borghi di montagna erano un tempo crocevia di strade oggi abbandonate. Chi li abitava viveva di magri campi e pascoli. In tanti se ne sono andati, ma alcuni sono rimasti, perché troppo profonda è la radice che li lega ai luoghi. Bottignana, sperduta frazione del comune lunigianese di Fivizzano, che guarda ai severi versanti dell'Appennino Tosco Emiliano, ha perso negli anni tutti i suoi abitanti. Tutti tranne uno. Eugenio conserva non solo la memoria del paese, ma anche quella degli uomini che hanno vissuto in equilibrio con la natura e che poi, di quell'antica armonia, hanno perso la consapevolezza e dimenticato il valore. Questi erano i migliori campi di Bottignana di Sopra, sia da foraggio che da semina di grano e di patate. A perdita d'occhio, fino diciamo al 50-60, erano, andando fino al fiume, l'80% era di campi bei puliti e seminati. Un uomo solo non può coltivare campi così estesi, un tempo patrimonio di una comunità intera, soprattutto quando occorre rimediare ai danni causati dai selvatici. Creano delle grosse difficoltà i cinghiali. Quando devi passare con una falciatrice, loro si divertono a scavare, sembra che sia passata una fresa di un trattore, e dopo c'è anche quella tribolazione lì. Il vivere solitario non è per Eugenio fonte di turbamento. Quando vengo qua nei miei campi non mi sono mai fatto questa preoccupazione di poter aver bisogno che mi succeda qualcosa. Non mi sono mai preoccupato. Si potrebbe portare dietro anche il cellulare, si fa per dire, non mi porto nemmeno quello. Finora mi sono sentito abbastanza in forza e questa preoccupazione sarà per quello non mi è mai venuta. Tocchiamo ferro, che non succeda. Gli anni, oltre 70, non pesano sulle sue spalle. Da che è tornato a Bottignana, dopo averla lasciata per il lavoro in città, l'aria pura e i tanti suoni che la natura mormora assopita sotto la neve gli hanno dato nuova energia. Tanto che sono venuto a farmi in giro nel campo a vedere com'è messo, mi porto a casa due pezzi di legna secca per accendere il fuoco. Poiché deve fare i conti con la magra pensione, Eugenio coglie con giudizio e moderazione i doni che la natura gli offre. Sono cacciatore, quindi però rispetto anche per la selvaggina, e non è che sono sanguinario. Quindi mi fa piacere se vedo un bel capriolo, un cervo o vedessi anche un cinghiale, fa piacere. Io ci vivo in perfetta armonia, perfetta simbiosi, diciamo, con la bellezza della natura e quello che la fauna ti propone. Decenni di abbandono avevano ridotto in ruderi molti edifici. Eugenio ha ristrutturato i propri e altre persone, pur se vivendo altrove, hanno seguito il suo esempio. Con paziente lavoro hanno tutti evitato che una pietra, cedendo, provocasse il crollo di un muro o una trave tarlata facesse cadere un tetto. E così il tempo e l'incuria non hanno disfatto un intero paese. Questa era la mia vecchia stalla e adesso i fabbricati rurali sono stati eliminati e non sono abitabili nemmeno per le bestie perché non sono a norme igieniche. E allora gli ho dato una ristrutturata e ci ho fatto permettere una cantina, patate, cipolle e un po' di vino, quelle cose.
Allontanarsi dalla città vuol dire accettare rinunce, anche severe. Vuol dire però anche riscoprire un'antica e nuova dimensione di vita. Il piccolo borgo, almeno d'estate, torna in parte ad animarsi. C'è da sperare che sempre più persone abbiano la saggezza e la forza di compiere la stessa scelta di Eugenio. Qui è una casa che è in fase di ristrutturazione. C'è qualcuno che sta riportando al vecchio splendore il paese. Chi oggi sceglie di prendere casa a Bottignana ha la consapevolezza che ogni intervento debba essere compiuto nel rispetto delle architetture e ogni volta che è possibile dei materiali originari. I luoghi antichi hanno un'essenza spirituale che va salvaguardata, pena la perdita dell'identità. L'arrivo di nuovi abitanti, pur se per il solo periodo estivo, non fa temere ad Eugenio per la propria tranquillità. Vivo bene in mezzo al bordello e vivo bene da solo. Mi va bene tutte e due. La confusione, o bordello, come la definisce Eugenio nel dialetto del luogo, non è però di questi giorni. Manca poco al crepuscolo. Prima della cena, Eugenio deve provvedere alle galline, gli unici animali domestici che ancora possiede e che sono per lui occasione di compagnia. È la parte avanzata. Le galline sono golose se la mangiano loro. Un po' di spaghetti avanzati. Io avevo un cane da caccia con Cocis, lo chiamavo Cocis. Purtroppo, raggiunta l'età di 15 anni, quasi 16, non ce la fa. Nel giro di un anno praticamente ha incominciato a cedere ed è morto. Io ho deciso di non prendere più cani perché, essendo da solo ormai ho un po' una certa età, se succede qualcosa poi le bestie non sono custodite a dovere, e allora è meglio lasciar perdere. Ci sono scelte difficili da capire e ancor più da imitare. Tutto sta nell'ascoltarsi, nel comprendere ciò di cui davvero abbiamo bisogno. Eugenio ha saputo guardare dentro di sé, ha scelto la propria via e l'ha seguita. Non ha compiuto una rinuncia, ha trovato ciò che desiderava. Il tempo è ancora minaccioso, ma ha smesso di nevicare. Per Eugenio è più agevole salire fino al pollaio. Una graziosa piccola baita di montagna che le sue due galline hanno tutta per loro. Uova in cambio di cibo. Un baratto più che soddisfacente per tutti.
La primavera è ancora lontana e il cielo si mantiene grigio. Tuttavia, il gelo concede una tregua. Dal mare non distante giunge la nebbia salmastra portata dallo scirocco. Sui tetti e sui crinali dei monti si alleggerisce il manto nevoso. Si chiude una giornata di lavoro ed è tempo di preparare la cena. È stata una giornata non molto diversa da tutte quelle che l'hanno preceduta, perché il duro lavoro scandisce la vita di Eugenio fin da quando era bambino. Noi da ragazzi siamo cresciuti che bisognava un po' aiutare i genitori. Io per esempio al pascolo ce le portavo le mucche e anche le ragazze. Sì, questo. No, il gioco era, come cavolo si chiama, non mi ricordo più come si chiamavano quei giochi lì, a nascondino, tutti quei tipi di giochi lì, e i divertimenti erano quelli. C'era poco spazio per i giochi nella vita dei bambini della montagna. Ricordarli è comunque fonte di gioia. Ho un po' di casa, mi piace andare nei miei campi, ho il mio trattore, mi sento padrone della situazione e abitando qua mi sento più libero. Sì, io ho vissuto anche diciamo nei palazzi, per l'amor di Dio, non c'è niente da dire, però io l'ago della bilancia lo faccio pendere un po' più a favore, diciamo, abitando così senza troppa confusione tra i piedi. Di stare dentro nel condominio preferisco qui, ecco. Vivere tutto l'anno a Bottignana non era un tempo e non è oggi una vacanza. Non lo è nelle corte e fredde giornate invernali, specie quando i venti di settentrione chiamati al mare sferzano la valle. A Bottignana la chiamiamo Barufa, quel vento siberiano fortissimo, gelido, e che ammucchia la neve contro le cantonate, diciamo che fuori non ci puoi proprio stare. L'unica cosa è aumentare le ore di letto la mattina, tanto per incominciare, e buttare su della legna nella stufa, un po' di televisione, o leggi qualche rivista, secondo come ti viene più comodo. Aspettare l'ora del pranzo, di mettersi sul pranzo e la cena, e si può andare a letto anche prima. Faccio due parole incrociate magari delle volte. Qualcuno mi ha dato un libro da leggere e mi leggo quello. Adesso mi ha portato la Bibbia. Ecco, e allora ce l'ho. Non l'ho ancora aperta, non ho ancora cominciato, ma mi sembra molto grosso. È cotto, è pronto. Passando in un supermercato ho visto un vocabolarietto a prezzo di 5 euro, italiano-inglese. Allora mi sono preso questo vocabolario. A volte in televisione ti danno una voce parlata in inglese, a volte mi prendo il vocabolario. Vedo che potrei impararlo, però succede che se non lo tieni, diciamo, sulla lingua spesso, poi te ne ridimenti. Però mi sembra di poterci capire. Pur capace di vivere a lungo in solitudine, Eugenio non è un eremita. Uomo di montagna, non gli dispiace il mare, che da qui non è distante. Una volta all'anno mi permetto di andare laggiù dove finisce. Montignoso incomincia Forte dei Marmi e c'è un chiosco che ha della birra ottima. Mi siedo un quarto d'ora lì d'estate. Io lo vedo bellissimo lì dove inizia la Versilia. Quest'anno non ho avuto tempo di andarci, mi è saltato e non ci sono andato. Quando sono venuti qua i primi anni d'estate andavo al mare. Dove lavoravo avevo degli amici che venivano anche loro. Allora andavamo a Marinella. Ma facevamo un buon 15 giorni, 20 giorni. Dopo si è incominciati a invecchiare. E, amen, non c'è più tanta voglia.
Il vento di scirocco ha innalzato bruscamente la temperatura e nella notte la neve si è quasi del tutto sciolta. Ne godono gli uccellini, che possono trovare più abbondante cibo. Rivi e ruscelli, silenziosi nel gelo, riprendono a scrosciare. Appena alzato, Eugenio provvede ad accendere la stufa. Ora non è più tanto il freddo il nemico da combattere, ma l'umidità. Invenzione quanto mai utile, la semplice, modesta stufa economica assolve in modo egregio a molte funzioni. È fonte di calore, la sua piastra è ottima per cucinare, utile allo stesso modo è il forno. Apri, va bene. Inoltre fornisce acqua calda, il cui vapore provvede, quando è il caso, a umidificare l'aria. E tutto è alimentato da pochi ramoscelli e qualche buon ceppo di legna. Il caffè del mattino è un rito a cui Eugenio non rinuncia. Per lui, come per la maggior parte degli italiani, la giornata non comincia nel modo giusto senza una buona tazza di caffè nero preparato nel modo tradizionale. Se la piastra della stufa non è ancora abbastanza calda, il fornello a gas vale allora a sostituirla. Sono sufficienti pochi minuti di attesa. Il gorgoglio della caffettiera e il profumo che si diffonde in cucina annunciano che il caffè è pronto, forte, caldo e fragrante. Fuori fa ancora molto freddo e il liquido bollente è un vero toccasana per il corpo e per lo spirito. E il vivace fuoco della stufa contribuisce a mantenere confortevole l'ambiente, in attesa che la natura si prepari finalmente alla rinascita primaverile. Le nuvole, infine, lasceranno i severi crinali dell'Appennino. Marzo si annuncia con una splendida giornata di sole. Lasciati liberi al pascolo, i cavalli iniziano a trovare fresco foraggio. I colori, cancellati dalle brume dell'inverno, tornano a splendere. L'ultima neve si attarda solo sulle vette più alte, nei canaloni più ripidi e stretti. La nuova possibilità di trovare cibo rinvigorisce gli animali selvatici.
Le gemme si apprestano a schiudere. Prima ancora che spuntino le foglie, sono talvolta i fiori a ingentilire i rami degli alberi. Il croco, le primule, il tarassaco punteggiano il prato coi loro colori. L'inizio della primavera è per Eugenio un periodo di festa e rinnovato vigore. Per oltre 20 anni ha lavorato nell'industria meccanica, con torni e macchinari di precisione. Di quella passata esperienza è rimasta in lui l'attitudine a procedere con meticolosa precisione, anche nella cura dell'orto. Un filo teso lo guida nel tracciare i solchi, perfettamente dritti e paralleli, con attenta opera di zappa affinché l'acqua che li irrigherà possa scorrere senza ostacoli. Mi piace fare un pezzo a vanga, perché una volta fatto a vanga la terra è tutta sbriciolata, ti avanzi l'operazione di fresatura, diciamo. Qui basta che vai via con la zappa e già bella che è pronta. E nell'orto qui devi stare... quei prodotti che ti riescono a maturare qui. L'aglio, le cipolle, un po' di fave un po' tardive, però riescono a venire ed anche buone. E poi si metterà l'insalata a suo tempo, il prezzemolo, vedi. Quest'anno il tempo è stato clemente e l'ha salvato. Quando va a 15 sotto zero poi l'avrebbe tutto bruciato. Invece è riuscito a salvarsi. Non tutti gli ortaggi trovano a Bottignana il clima giusto per crescere. Roba che richiede più calore, sai, come il pomodoro, quelle cose lì, forse i finocchi magari qui, è meglio non metterci manco quelli della semenza, bisogna accontentarsi così. Pur se non particolarmente intenso, perlomeno paragonato ad altre più severe annate, il rigore dell'inverno e forse anche l'età hanno fatto morire un susino ultracentenario. Occorre abbatterlo e occorre farlo nel modo giusto, evitando che cada sulla recinzione sottostante. Per evitare che ciò avvenga, Eugenio lo assicura al trattore con un cavo tenuto in tensione. Certo che il vecchio susino, cada ora nella direzione voluta, procede a segarlo. La manovra ha avuto l'effetto sperato. Non rimane che tagliare il tronco e mettere i ciocchi a seccare per il prossimo inverno. Non c'è tempo per questo. Altre attività più impellenti devono essere sbrigate.
Un'importante risorsa per l'economia di Bottignana era un tempo l'allevamento del baco da seta. Gli uomini lavoravano nei campi e le donne filavano la fibra dei bozzoli per farne preziosi tessuti. Il baco da seta qua è stato fiorente fino ai primi del Novecento. Adesso qui un amico gli è venuto in mente di rifare una prova a vedere se attecchiscono questo tipo di piante e poi sentire il mercato se probabilmente vale la pena di rimettere una piantagione che cosa. Quando in passato i montanari si spostavano a piedi, Bottignana era incrocio di vie e viaggiatori. Mio nonno aveva messo l'osteria qua al paese, no? E passava parecchia gente anche da Comano, Sassalvo, Fivigiano, c'era. Loro camminavano a piedi e c'è chi si fermava a mangiare, c'era la vendita dei sigari, sale, quelle cose lì. L'ultima guerra mondiale poi ha dovuto abbandonare anche l'osteria, tanta gente se n'è andata. È incominciato proprio lo sfollamento, diciamo, è finita. Unico abitante del paese, Eugenio ne è di fatto il custode. Quando nota qualche danno causato dal trascorrere del tempo o dalle intemperie, non esita a porvi rimedio. Questa qui è una strada del paese, comunale, insomma, fa parte un po' di tutto il paese. E i pali vecchi hanno ceduto dentro i buchi del cemento, sono marciti, avvinghiati nelle liane. Quando fa la bufera della neve, gli appiccica tutta la neve, il peso, un po' il vento, quello con l'altro, ha trascinato tutto giù. E allora l'ho ritirata su, ci ho messo i pali sani e sto cercando di bloccarla un pochettino. Anche altri angoli del paese godono delle sue cure. Alla fine dell'inverno risistema i canali di scolo danneggiati dalle piogge torrenziali e nella bella stagione mantiene in ordine i sentieri pubblici. Ora è la volta dei muretti a secco. Ogni sasso rimesso al suo posto è una porzione di territorio, non importa quanto minuscola, che viene preservata dall'incuria e conservata nella sua storia e nel suo valore. Non bisogna dimenticare la fatica che è costata a generazioni intere cavare quelle pietre dal campo, strapparle alla montagna, accatastarle, farne muri, strade e case. Un patrimonio immenso di lavoro e sudore, oggi troppo spesso dissipato nell'ignoranza del passato e nell'indifferenza. Un solo uomo, semplice e saggio, tiene vivo un paese. La sua opera non deve andare perduta. Ora, luogo di vacanze estive, c'è da augurarsi che l'antico borgo possa in futuro essere abitato tutto l'anno. Un giorno, forse qui, nascerà un bambino e poi altri, e i loro giochi allieteranno le case e i prati. Se succederà, sarà anche grazie a persone come Eugenio, il custode di Bottignana.